Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su GoInvest.it. Oggi andremo a vedere delle strategie da attuare in DeFi sulla chain Phantom, però prima passiamo al grafico di Bitcoin, vediamo quello che sta facendo. Allora, Bitcoin è entrato in questo canale di decompressione dove ha rotto al rialzo. Sono 3 giorni che rompe al rialzo, quindi che ha rotto questo canale e abbiamo, diciamo, ho tirato una linea. Io sono solito tirare linee, non sono un analista tecnico, ho tirato una linea qui. Diciamo per cavalcare questa tipologia di trend, quindi trend al rialzo, ma io sono straconvinto che qui prenderemo la scossa, quindi da 40.500 fino a 42.000-43.000 probabilmente ci sarà una presa di profitti dalle persone che sono entrate qui long, perché presumo che questa qui sia una candela di liquidazione. Ora stanno rientrando di nuovo i bull long. Una volta arrivati qua, secondo me ci sarà un'altra ascesa al ribasso fino ad arrivare in quest'area qui. Non so, io ho messo la calamita perché vedo che proprio il grafico di Bitcoin tende ad andare verso quel range, anche se spero che non sia così, ovviamente. Allora, andiamo a vedere anche il Crypto Fear e Greed Index. Allora, il Fear e Greed Index è sui 28 ed è stranissimo vederlo sui 28 a questa cifra di 38.000 dollari. Ricordo a tutti che il Fear e Greed Index, abbiamo fatto anche un articolo, lo metto in descrizione. Più è estrema paura, più, leggiamo qui, si presenta una buy opportunity. Ecco, quindi estrema paura potrebbe essere una buying opportunity, mentre invece quando gli investitori sono troppo avidi, probabilmente il mercato tende sempre a una correzione. Ok, dopo questi piccoli preamboli, tuffiamoci subito nelle nostre strategie. Ok, abbiamo parlato di Phantom, sapete tutti che io sono molto bullish sull'ecosistema Phantom, l'ho provato, lo sto provando, ci sono dentro. E ora vediamo un attimino quello che io sto facendo praticamente. Allora, io quello che sto facendo personalmente sono nella pool Bo FTM su Liquid Driver, dove io ottengo un APR dell'84%. Andiamoci a calcolare. Allora, 84%, dove ottengo il 125% di APY. Qua ovviamente molto sta alla tipologia di coin o token in cui noi siamo bullish. Io sono bullish su Liquid Driver, una piattaforma che mi piace tantissimo, su FTM e su Bo Spooky Swap. Quindi io ci sono dentro. In questo momento sto farmando Bo FTM all'84% APR e le ricompense che verranno restituite in LQDR, che sarebbe il token di Liquid Driver, lo possiamo andare a mettere in questo vault per ricevere circa il 94%. Ora qua non me lo carica, non so per quale motivo, forse perché comunque qui dovrebbe essere sul 94%. Proviamo a ragionare la pagina. Dovrebbe essere un altro 94%. 94% di APR, che sono un 150% di APY, e vengono restituiti non in token LQDR, ma vengono restituiti in vari token che sono FTM, il token di Spirit, Wrapped FTM, Bo Spell e Bits. Quindi diciamo sono tutti questi ecosistemi. Io sono bullish, quindi a me fa piacere ricevere delle reward. Ecco, 21, 38, 3, 2, 5, 6, 7. Ok, quindi sì, sui 90%, 91%, ecco. Un altro DEX su cui sono molto bullish è Beethoven X. Beethoven X lo adoro per le sue pull. Io sono anche dentro questa pull con Ring, vi ho presentato il progetto un paio di video fa. Sono dentro quel ring. Ring è un yield optimizer, quindi mi piace molto e sono convinto che potrebbe far bene in futuro. Quindi io sto andando non tanto a farmare per l'APR, ma sto andando a farmare per poter vendere e acquistare. Quindi utilizzo l'LP a mio favore per poter accumulare o meno questi token. Benissimo. Sempre lo stesso discorso, qui bisogna capire voi su quali tipologie di coin siete bullish, perché se siete bullish su Ring, ok, allora avete questo pool. Se siete bullish semplicemente sull'ecosistema Daniele Abracadabra, quindi con Spell e Ice e Popsicle, al 198% di APR, diciamo che ci sono, oppure il Pirate Party al 119% con Liquid Driver.
Diciamo che ci sono tantissimi pool che noi possiamo utilizzare, ci sono anche pool di stablecoin per i più conservativi, però ecco, raggiungono comunque un APR non troppo elevato, ma neanche troppo basso. Quindi, allora, le reward qui vengono restituite in BITS, quindi il token di Beethoven X, che possiamo a sua volta mettere in staking. Vediamo qua su stake il Fidelio Duetto, dove praticamente possiamo dare liquidità con FTM e BITS. Ora non ricordo bene le percentuali, io ci sto dentro da un bel po' di tempo, però non ce l'ho qui, ma dopo vi farò vedere dove ce l'ho. Quindi diamo liquidità a FTM e BITS, creiamo questo BPT Fidelio Duetto, dopodiché lo mettiamo in staking e diventa FBITS. Quindi noi FBITS possiamo prendere e prelevarlo per portarlo su altre piattaforme. Io personalmente ce l'ho su Reaper Farm. Allora, Reaper Farm, Fresh Beethoven X no. Anche qui, solito discorso, c'è FTM Tombo che ti dà un 2% alla settimana, FTM Credit un 3% alla settimana. Comunque ci sono pool davvero mostruose su FTM, ragazzi. Cioè, qualcosa di assurdo, ricompense su ricompense. E questo praticamente funziona più o meno come Beefy Finance. Beefy Finance ovviamente è un accumulatore, no? Un autocompounder. E questo, diciamo, fa la stessa cosa, semplicemente. Noi qui possiamo scegliere, ok, su quale token siamo bullish, Bitcoin, VBTC. Vediamo, lo cerchiamo, vediamo quali sono le pool che mi potrebbero dare ricompense. Ecco, in questo caso, FTM BTC, io non lo farei, sinceramente. Voi sapete già come la penso su Bitcoin. Bitcoin per me sta nel wallet hardware, però nel caso in cui vogliate, ecco qua la possibilità che avete. Oppure, non so, siete bullish su l'ecosistema Spooky Swap, quindi con Bo? Benissimo, cerchiamo Bo o Xbo. Ecco qua, addirittura c'è Bits, Spooky e FTM con un 43% di APY annuo. APY è annuo, già è annuo. Però comunque, ecco, diciamo, ci sono tantissime opportunità. Allora, io una cosa che volevo farvi vedere. Allora, su Spooky Swap non ho caricato la pagina, vediamo se me la carica in tempo. Intanto che carica la pagina, vi faccio vedere anche su My Finance che c'è la possibilità. Questa qui però già passiamo ad un livello un po' più degen, nel senso che, oddio, non nemmeno tanto degen, sarebbe solo da depositare a collaterale e prendere in prestito. Abbiamo visto come fare con Ethereum. Qui potete creare qualsiasi volto voi vogliate, basta che ci sono comunque i miner a disposizione e voi avete la possibilità di creare qualsiasi cosa, prendere in prestito dei mai cambiarli con qualsiasi cosa oppure metterli a rendita. Ecco, tipo su Yearn Finance abbiamo la possibilità di mettere a rendita non i mai, ma mettere a rendita magari i meme, dove ci danno una percentuale abbastanza alta. Poi hanno inserito anche Bo, che non è malvagio. Bo, vediamo di Spooky Swap, che a me piace molto, devo essere sincero, piace molto Bo. E allora vediamo su Liquid Driver se c'era la possibilità di poter. Allora, il mio computer intanto sta friggendo. C'è Xbox. Allora, no, non c'è Xbox. Ecco, nel momento in cui stavo parlando, stavo già pensando a una possibile strategia da fare, ulteriore, per intrecciare Spooky Swap con Liquid Driver. Ma in questo caso, diciamo, la scelta migliore sarebbe quella di comprare Bo FTM, inserirlo nella farm, farmare Liquid Driver, metterlo qui per farmare poi tutte queste altre monete. Ecco, quindi poi magari cambiarle, andarle a mettere all'interno. Non sono un fan per il lock, diciamo, dei miei capitali, però comunque è un'idea da prendere in considerazione. Vediamo se questo si è caricato. MyFinance non si è caricato, quindi su Yearn Finance vediamo Spooky Swap. Spooky Swap comunque ha delle belle possibilità di farm.
Vediamo su Farm, ecco qui, FTM Bo 65%, però qua è per poter prendere X-Bo, ok? Quindi andiamo a farmare FTM Bo, riceviamo Bo, mettiamo in staking Bo. Una volta messo in staking Bo, noi riceviamo X-Bo. X-Bo lo possiamo andare a mettere su Reaper Farm. X-Bo, vediamolo. X-Bo che ci offre una percentuale del 2%. Allora, il fatto è che su 0xDAO io non so fino a che punto sarà in funzione. C'ho 55 dollari token? No, probabilmente si starà sbagliando, non ho nulla. E qui praticamente dovrebbe restare qui fino a così fino al 14 febbraio. Ora siamo al 2, quindi per 14 giorni farmare il 2, il 4% non sarebbe malvagio, però ovviamente dipende dalla vostra tipologia di investimento. Nel caso in cui dovesse essere deprecata comunque la farm, non si prenderà le vostre cripto, ma semplicemente vi dirà: guarda, fai attenzione che devi prelevare i tuoi soldi perché io questa qua l'ho deprecata e non la utilizzo più. Quindi state tranquilli. MyFinance ha deciso che non si vuole caricare, quindi non ve la faccio vedere. Allora, Yearn Finance l'abbiamo già vista e Spooky Swap. Ragazzi, queste sono le farm che io principalmente sto utilizzando. Questa è tutta l'operatività che io sto avendo su FTM. È una chain in cui sono molto, ma molto, ma molto bullish. Quindi niente ragazzi, questa è la mia operatività. Se vi piace oppure avete dei consigli per farmi migliorare, lasciatemi un bel like, scrivetemi nei commenti anche su Telegram, datemi dei consigli anche voi se pensate che ci siano delle strategie migliori di quelle che sto utilizzando. Quindi siamo una community, diamoci una mano a vicenda e niente ragazzi, buon farm a tutti.